Il Lumezzane culla il sogno di uscire dalla trasferta di Südtirol con 3 punti in tasca. L'urlo di gioia dei ragazzi di Michele Marcolini rimane strozzato in gola con il pareggio dei padroni di casa, giunto 10 minuti dal termine. Così la sfida di Bolzano termina 1-1, in una giornata in cui la notizia è l'assenza nel tabellino dei marcatori di Bomber Torregrossa. I valgobini giocano una grande partita, mettendo in campo cuore e agonismo. Marcolini in avvio lancia il 3-5-2, i rossoblu tengono bene il campo e al quarto d'ora collezionano una nitida palla gol con Russo, ben imbeccato da Benedetti. L'ex del Verona, da metri zero, sbaglia però clamorosamente. Nella ripresa Marcolini osa, fuori un centrocampista Maita e dentro una punta Ganz con Galuppini che passa trequartista. La mossa è assolutamente azzeccata e produce il gol del vantaggio del Lumezzane. Il neo entrato Quaggiotto, nipote del presidente del Brescia Gino Corioni, impegna severamente Mikai con un tuffo di testa. Sulla corta respinta del portiere si inserisce però Galuppini che da pochi passi non sbaglia. La gioia dura solo però lo spazio di pochi minuti, è infatti il difensore Cappelletti ad approfittare di marcature approssimative del Lumezzane su azione di calcio d'angolo, di testa il difensore sigla l'1-1, risultato che non muta fino alla termine del match. Per il Lumezzane il secondo pareggio consecutivo.